Buongiorno a tutti e ben ritrovati nel nostro canale. Oggi abbiamo il piacere di parlare con Sergio Sambugaro, presidente dell'associazione culturale Gallio Film Festival, che ha prodotto insieme alla Rio Film di Roma il film Un Natale del 1945. Buongiorno signor Sambugaro e benvenuto. Buongiorno. La prima domanda che vorrei porle è la seguente: come e quando è nata l'idea di questa produzione? Durante un'edizione del Gallio Film Festival, con Fabio Rosi abbiamo pensato di realizzare un film tratto da un racconto di Mario Rigoni Stern. Individuato il racconto, si tratta appunto di un racconto breve dal titolo Un Natale del 45, Fabio ha realizzato in poco tempo una sceneggiatura dalla quale siamo partiti per organizzare in maniera seria, definitiva e funzionale il progetto che avevamo in mente. In ambito cinematografico si sa, partire con un buon budget significa avere anche più possibilità di successo. Nel caso vostro specifico, come è stata gestita la raccolta dei fondi e dei finanziamenti? La raccolta fondi non è stata facile. Ci siamo subito rivolti agli enti istituzionali, dal Ministero alla Regione, alla Provincia, ai comuni locali, e abbiamo esteso questa nostra ricerca a aziende locali e non, e a qualche amico sensibile e appassionato di Mario Rigoni Stern. Parlando invece da un punto di vista organizzativo, com'è stata la gestione di un apparato così complesso come appunto la realizzazione di questo film? Per l'organizzazione del progetto ci siamo rivolti a Roma alla Rio Film di Roberto Gambacorta, anche lui produttore del film. Attraverso i suoi contatti siamo riusciti ad ottenere i migliori professionisti nei vari ambiti che ci potessero garantire la riuscita di un film perfetto. Trattandosi di un film ambientato negli anni 40, la scenografia diventa un aspetto molto importante e significativo. Nel vostro caso, quindi nel vostro progetto, come siete riusciti ad allestire gli ambienti? Nel gennaio del 2023 sono stati fatti i primi sopralluoghi per individuare da una parte le location esterne, dall'altra gli interni necessari alla realizzazione del film. I comuni interessati per la realizzazione del film sono stati Gallio, il comune di Enego e il comune di Asiano. Per quanto riguarda gli esterni non abbiamo avuto grandi difficoltà, perché i luoghi scelti per la realizzazione del film hanno mantenuto le stesse caratteristiche di 100 anni fa. Per gli altri interni invece abbiamo trovato una grandissima disponibilità da parte di persone locali che ci hanno messo a disposizione gli ambienti ancora fermi e inalterati del dopoguerra, una serie di attrezzi e suppellettili utilizzati in quel tempo che ci hanno reso il lavoro molto più facile. Secondo lei, quali possono essere le prospettive per questo film? Voglio precisare che questo progetto è prettamente culturale e non commerciale. La nostra aspettativa e il nostro desiderio è quello di farlo circolare il più possibile attraverso i vari festival, in maniera tale da far conoscere ancora di più l'autore altopianese e farlo ammirare attraverso le immagini anche a persone che magari lo conoscono poco. Un'ultima domanda, signor Sambugaro: perché uno spettatore dovrebbe andare al cinema a vedere Un Natale del 1945? Trattandosi della prima trasposizione cinematografica di un racconto di Mario Rigoni Stern, spero si crei parecchia curiosità attorno a questo progetto. Chi conosce lo scrittore dovrebbe vedere il film per poterlo ritrovare nelle immagini. Chi lo conosce meno, invece, potrebbe trovare uno stimolo per leggere i suoi racconti e avvicinarsi alla sua opera. Grazie, signor Sambugaro, per il suo tempo. Grazie a voi.
Vi ricordo inoltre che ogni lunedì saranno pubblicati nuovi contenuti, come interviste, backstage, notizie e curiosità di questo progetto. Iscrivetevi al nostro canale e noi ci rivediamo alla prossima. Grazie.